col tempi che corrono, arrivare alla fine di una manifestazione sportiva importante e complessa come questa è già un buon risultato. Abbiamo avuto ancora una volta testimonianza della vitalità del tennis italiano, in particolare quello maschile, non solo per il numero di partecipanti ammessi, addirittura 10 al tabellone finale, ma anche per le ottime prestazioni che tra l'altro hanno ottenuto due inviti, due wild card. Marco Cecchinato, che è arrivato a un soffio dalla vittoria, ha oggi ha perso un match di grande intensità, e Lorenzo Musetti, prima semifinale al mondo di un ragazzo di 18 anni. Io credo che avremo di che divertirci nei prossimi anni. Era inimmaginabile, devo dire che una serie di circostanze hanno permesso che si realizzasse un sogno. Eravamo già ovviamente ben allenati, quindi per noi è stato fare un ulteriore salto di qualità, e siamo soddisfatti di come sono andate le cose. Ovviamente l'unico neo che avremmo preferito che vincesse un italiano. Abbiamo dimostrato, grazie a tutta l'organizzazione, che si possono fare eventi più che mai sicuri, prevenzione e sport. La TP250 ci ha dato una grande opportunità di essere visti in tutto il mondo. La Sardegna oggi era sotto gli occhi di tutti gli amanti di questo bellissimo sport del tennis. L'investimento fatto è un investimento che ha dato i suoi frutti.